Ciao! Allora, oggi voglio fare un video diverso dal solito. Voglio infatti mostrarvi una ricetta, la ricetta della Angel Cake. Questa è una ricetta che ho preso dal libro delle Flaffose, è il libro di Monica Zacchia per iFood e ha all'interno appunto la ricetta un sacco di ricette della Chiffon Cake. È inclusa però anche la ricetta della Angel Cake, che è questa torta che si caratterizza dall'essere molto soffice e alta perché all'interno ha soltanto albumi, quindi è priva di grassi, molto leggera ed è veramente buonissima. Ora vi faccio vedere meglio quello che serve e come si realizza. Ingredienti: 135 g di farina 00 o autolievitante. Io ho usato la semplice farina 00. Qui abbiamo 420 g di albumi che sono pari a circa 12 uova medio grandi. 280 g di zucchero. La scorza di due arance grattugiate. Una bustina di cremo tartaro e poi fondamentale lo stampo per chiffon cake, che è questo stampo alto con una parte removibile all'interno e con i piedini, perché fatta la torta bisogna capovolgerla. Comunque vi faccio vedere meglio dopo. Nella planetaria vado a mettere gli albumi La e poi ho già montato la mia frusta perché dovrò iniziare a montarli piano piano da soli. Io magari metterei il coperchio. Sì. Facciamo una soggettiva. A questo punto vado ad aggiungere il cremo tartaro. E aggiungo anche, cioè aumento un pochino anche la velocità. Zucchero 150 grammi solo, quindi la metà più o meno. Inseriamo anche la scorza delle arance e così dovrebbe essere abbastanza montato bene. Diciamo che deve essere montata a neve ferma, Sì, quindi infatti rimane anche. rimane su bene bloccato. Dovrebbe, speriamo. Nel mentre ho iniziato a preriscaldare il forno a 190 gradi. Ora vado a setacciare la farina e a setacciarci insieme anche lo zucchero rimanente. Ora andrò a risetacciare sopra la montata degli albumi. Vai un po' in giro. Ok. E vado ad amalgamarlo dal basso verso l'alto. Linda ha tre mani in questo video, come avete potuto vedere. Questo è procedimento fondamentale perché non dobbiamo smontare il composto, quindi ne va della salute della torta. E ora vado a mettere il composto nello stampo. Poi vado a fare dei cerchi. Ok, e ovviamente questo stampo non è né da imburrare né da infarinare. Ora metto tutto in forno a 190 gradi per 40 minuti. Sono passati 40 minuti, quindi ho tolto la torta dal forno e adesso devo andare a capovolgere lo stampo e la lascio tutta la notte capovolta. Ho lasciato tutta la notte la torta nello stampo e adesso mi aiuto con un coltello a tagliare i bordi e poi vado a toglierla dallo stampo. Ora, sempre con un coltello, mi aiuto per staccare la parte sotto della tortiera in modo da riuscire a toglierla completamente. Una spolverata di zucchero a velo e la torta è pronta.